buon pomeriggio a tutti. È un momento bellissimo perché ci rivediamo in presenza. Siamo qui perché c'è questa presentazione dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, questa bellissima pubblicazione. Perché siamo a Capesaro? Perché i quadri rappresentati all'interno del libro sono di Caffi e alcuni di questi sono proprio qui a Capesaro. Nel 1889 la vedova Caffi fa una donazione estremamente importante di ben 150 opere alla Fondazione Musei Civici. In parte sono in Capesaro e altri sono nelle sale, nelle 27 sale reali che avrete la fortuna di vedere dal 15 luglio. Avremo una conferenza stampa il 14 luglio, ma il 15 luglio sarà aperta al pubblico, del Palazzo Reale del Museo Correr. Alcune di queste proprio in questi giorni sono fatto un sopralluogo. E visto che è qui in sala con noi, non posso che non fare un saluto e un ringraziamento particolare a un caro amico che è Jérôme Zasnis, che è il presidente dei comitati francesi per la salvaguardia di Venezia, e grazie proprio a lui e al suo amore per Venezia, negli ultimi 20 anni ha dedicato praticamente tutta la sua vita al restauro di queste sale, che presto, dal 15 luglio appunto, avremo la possibilità di rivedere, e avremo appunto altri quadri di Caffi che sono stati esposti. Voglio fare solo un accenno veloce sul perché ho voluto citare anche Jérôme Zasnis, perché noi siamo grati come fondazione quando si parla di mecenatismo, perché è estremamente importante. La Fondazione Musei Civici, che possiede oltre 700.000 opere d'arte, ma molte di queste sono nei depositi, ed è giusto riportarle alla luce, ed è giusto che vengano proprio viste sempre di più dalle persone. Io sono profondamente convinta che dobbiamo sempre di più condividere la cultura, quindi sono per una cultura partecipativa. Lo sforzo dei mecenati, e proprio Jérôme è l'esempio, è stato proprio questo: individuare delle persone che hanno creduto, non necessariamente italiani, ci sono molti stranieri che hanno creduto e credono a Venezia, nel suo patrimonio. Quindi io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto anche voi di essere qua oggi, perché c'è proprio bisogno, c'è bisogno di bellezza. C'è bisogno di cultura, c'è bisogno di bellezza, c'è bisogno di condivisione. Quindi ringrazio tutti e buon lavoro a tutti. Passo la parola alla Presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano, che è una carissima amica. Grazie Presidente, davvero in maniera veloce, perché non voglio togliere tempo e spazio agli autorevoli ospiti e relatori di questa giornata. Un saluto a voi da parte del Sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'amministrazione comunale che rappresento. È un momento importante, si è parlato di scambio, di condivisione. Io davvero ringrazio la Fondazione Musei Civici, la Presidente Gribaudi e l'Ambasciatore Cortese per aver voluto fortemente presentare qui oggi questo importante volume. Un volume che peraltro ho visto segue un filone che già da tantissimi anni l'ambasciatore Cortese, che ci parla delle nostre rappresentanze diplomatiche in altri stati, ci parla del patrimonio culturale e artistico che noi in qualche modo, in una sorta di scambio interculturale, riusciamo a tenere tra il nostro paese e i paesi ospitanti. Quindi un grande ringraziamento. Credo che Venezia sia il luogo ideale in cui parlare anche di questo, perché l'abbiamo ricordato anche lo scorso anno con le celebrazioni dei 1600 anni di questa città, una città da sempre internazionale, aperta al mondo, una città di dialogo, di confronto, di rispetto e di accoglienza. Quindi un grazie a voi, un ringraziamento anche all'amico, al caro ambasciatore Battani, perché in qualche modo con la sua università, l'International
la Venice International University in qualche modo tiene ancora alta la storia di questa città, che è una storia appunto di crocevia di popoli e di culture. Grazie. Grazie, buonasera. Io mi chiamo Stefano Polli, sono il vice direttore dell'ANSA, sono un giornalista e non è la prima volta e sicuramente spero davvero che non sia l'ultima che sono invitato a moderare la presentazione dei volumi, dei libri di questa collana, dei libri che io trovo bellissimi e spiegherò velocemente perché e trovo che questa collana sia veramente molto bella. Questi libri raccontano, fare l'elenco dei libri già pubblicati sarebbe troppo lungo, ma è facile trovarlo, e raccontano gli edifici che sono sede delle ambasciate italiane nel mondo. Detto così sembrerebbe poco, ma in realtà sono libri che raccontano la storia e la cultura del nostro paese. Le sedi delle ambasciate italiane nel mondo sono prima di tutto il simbolo di quello che oggi viene chiamato il soft power, cioè la capacità della nostra diplomazia, della diplomazia italiana, di presentarsi e di far conto sulla nostra cultura, sulla nostra storia, proprio per entrare a far parte della comunità del paese in cui si è ospiti. Io prima di fare il vice direttore dell'ANSA ho fatto per 12 anni l'inviato speciale e grazie all'ANSA ho girato il mondo e ho visto questi palazzi, li ho visti quasi tutti direi, se non tutti. E al di là della bellezza, perché la cultura italiana, la storia italiana, l'arte italiana non ha bisogno di presentazione, al di là della bellezza, questi sono palazzi vivi, sono palazzi che diventano punto di riferimento per le città dove sono. Nello specifico, l'ambasciata d'Italia al Cairo, in Egitto, è davvero il punto di riferimento sulla cornice. È un palazzo, io non mi avventuro in territori che non conosco bene, non vi voglio parlare dell'arte, della cultura, dell'architettura di questo palazzo, ci sta chi dopo di me lo farà con più capacità, ma è un punto di riferimento al Cairo, l'ambasciata italiana, è un punto di riferimento per chi vive al Cairo. C'è la storia di tutta la comunità italiana in Egitto, ed è una storia antichissima, una storia di rapporti consolidati. Le ambasciate italiane sono famose nelle capitali, nel mondo, proprio per questo, per la bellezza, per l'ospitalità, per l'accoglienza. Quindi è giusto che questa collana racconti la storia delle nostre molto bellissime ambasciate italiane. Le ambasciate servono naturalmente a fare diplomazia e servono quando le cose vanno molto bene e l'Italia è un paese predisposto al dialogo. Abbiamo rapporti buoni, se non molto buoni, con quasi tutti i paesi. Ci sono occasioni, situazioni storiche, passaggi, a volte lunghi, a volte brevi, in cui le cose non vanno tanto bene. In questo momento i rapporti con l'Egitto non sono dei migliori per il caso Regeni. E questo è il momento in cui serve l'ambasciata, ancor più che quando le cose vanno bene, perché la capacità di mantenere in piedi il filo del dialogo da parte della diplomazia italiana è molto importante. E la storia delle relazioni tra Italia e Egitto è così profonda e così importante che tutti speriamo che questa fase possa essere superata. Infine un piccolo racconto personale, poi do la parola ai nostri ospiti. Io vengo sempre volentieri a presentare questi libri perché, come ho detto, ho girato il mondo e nelle ambasciate italiane ho sempre trovato un punto di riferimento. In qualche caso anche aiuto, ospitalità, mi è capitato di rifugiarmi in situazioni difficili, in situazioni di guerra per esempio, di rifugiarmi nelle ambasciate italiane, che sono state anche un'oasi per molti giornalisti di accoglienza e di ospitalità. Quindi c'è una gratitudine nei confronti di tutta la diplomazia italiana, per cui essere qui per me è sempre un piacere. Qua ci sono tre ambasciatori, tutti e tre mi hanno aiutato, io li ho conosciuti durante il mio lavoro e tutti e tre mi hanno sempre aiutato e sono stati dei punti di riferimento in diverse occasioni, per cui io sono molto grato a loro, alla Farnesina, e sono molto contento di essere qui. Ho parlato troppo e quindi do con molto piacere la parola al curatore di questa collana, che è l'amico e ambasciatore Gaetano Cortese.
interpretare il pensiero di tutti noi qui presenti in aula per esprimere la nostra gratitudine al Presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, non solo perché ci ospita in questo palazzo di Capesaro che ha tutta una storia che risale alla Serenissima che tutti noi amiamo profondamente, ma soprattutto perché grazie alla Fondazione Musei Civici questa collana è nata grazie a molti dipinti che sin da 20 anni fa sempre la Fondazione ci ha dato a titolo gratuito per questa collana. Quindi un grazie di cuore. E dico anche che per la prima volta che facciamo un'eccezione alla regola, perché normalmente questi libri vengono in anteprima sempre presentati a Roma al Circolo degli Affari Esteri. Questo perché? Perché quando è nata la collana c'è stata un'intesa tra me e il Presidente del Circolo del Ministero degli Esteri, l'ambasciatore Alessandro Vattani, che questi libri venissero immediatamente portati a conoscenza dei nostri colleghi e dell'opinione pubblica al Circolo degli Esteri. Abbiamo fatto quindi questa eccezione per la prima volta di essere qui a Capesaro, ma l'abbiamo fatto con grande piacere per il semplice motivo che la bellezza di questo libro è data proprio da questi dipinti di uno dei più grandi vedutisti, che proprio è Ippolito Caffi, che pur essendo un vedutista dell'Ottocento si è ispirato molto al Settecento, ha viaggiato dappertutto e grazie a lui noi abbiamo potuto attingere a questi capolavori che non sono soltanto contenuti in questo libro, del quale io sono un po' il regista, non sono l'autore. Regista perché? Perché direi che questo libro si compone di tre parti. La prima parte nella prefazione, sulla quale mi dilungo, e dove la parte principale la fa Ippolito Caffi, proprio per dare questo esempio di questo pittore che è un po' andato dappertutto per il bacino del Mediterraneo e si è soffermato in moltissimi di questi paesi. E non è la prima volta che io affronto Ippolito Caffi, perché anche già alcuni anni or sono, lavorando su un altro bellissimo libro che è proprio Il Palazzo di Venezia a Istanbul, proprio con l'ambasciatore Carlo Marsili abbiamo ritenuto opportuno che fosse data una priorità a Ippolito Caffi. E il libro che voi vedete qui sui tavoli, che è proprio Il Palazzo di Venezia, si apre con una bellissima, splendida veduta panoramica di Venezia e si chiude altrettanto con una splendida veduta di Istanbul. Ed Ippolito Caffi è stato tra l'altro ricordato per diverse volte in territorio turco, perché ben due mostre sono state consacrate a Ippolito Caffi grazie durante il periodo del nostro ambasciatore Darin Arangara e grazie al nostro direttore dell'Istituto di Cultura e anche addetto culturale presso l'ambasciata, l'allora appunto Giuseppe Manica, che ha dedicato a Ippolito Caffi proprio un'esposizione al Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara, e in contemporanea il direttore dell'Istituto di Cultura di Istanbul, la dottoressa Rispoli, lo faceva in territorio proprio turco. Il che vi dà questa percezione di questo grande pittore che noi tutti oggi omaggiamo. Poi il mio ringraziamento va ovviamente a Stefano Polli. A Stefano Polli perché? Perché oltre a essere un caro amico, essere vice direttore dell'ANSA, noi attingiamo molto a quello che l'ANSA può offrire in questi libri e ci dà molto, perché in questa terza parte, quella che io normalmente dedico ai protagonisti delle relazioni diplomatiche, quindi ci soffermiamo sui capi di Stato, capi di governo, ministri degli esteri, diplomatici, tutti quelli che fanno la storia diplomatica. Ebbene, in molte di queste visite, risalendo la storia alla Fondazione del Regno d'Italia che risale al 1861, molte volte trovare delle fotografie, trovare delle visite di Stato che risalgono un secolo e mezzo al sonno è molto difficile. E quindi è solo grazie all'archivio dell'ANSA e all'archivio storico della Presidenza della Repubblica che noi possiamo avere queste splendide foto che voi poi troverete in questi libri. Poi ringrazio, ecco qui, il vero artefice di tutto, che è il nostro ambasciatore
Giampaolo Cantini. Giampaolo Cantini ha avuto questa brillante idea di affidare questo libro alla collana da me diretta, e l'ha fatto, come giustamente ne faceva notare il nostro Stefano Polli, in un periodo in cui le relazioni fra i due paesi non sono idilliache, ma dove è fondamentale la diplomazia e dove anche un libro come questo contribuisce a far capire in profondità, in silenzio, quello che ha fatto la comunità italiana in due secoli di storia per l'Egitto. Cioè dire qui che la credibilità di questo libro è proprio la storia della nostra comunità, che nell'arco di 200 anni ha dato molto a quel paese e che molto noi dobbiamo. E quindi in questo io devo dire che per cucire e avere tutti questi contributi, ai quali hanno partecipato numerosi colleghi diplomatici che prestano servizio presso la nostra rappresentanza diplomatica ad Ankara, ebbene uno di questi è stato il ministro consigliere che ha raccolto tutti questi contributi, li ha seguiti fino all'ultimo momento. Era il ministro consigliere Antonio Verde, che purtroppo proprio verso la fine è deceduto durante la sua missione diplomatica in Egitto. Quindi abbiamo ritenuto come atto di garbo, giustamente l'ambasciatore Giampaolo Cantini, dedicare questo libro alla sua memoria per tutto quello che lui ha fatto fino all'ultimo minuto per far sì che questo buon libro potesse aver luce. Quindi grazie a Giampaolo per tutto quello che ha fatto e quindi un grazie di cuore da parte mia. Vorrei ultimare con un cenno a quello che è il capitolo fondamentale di questo libro. Quella che è la novità in questo libro è proprio la storia dell'ambasciata, come nasce in un periodo che ha segnato proprio la bellezza di questa sede diplomatica. E questo è stato affidato proprio all'architetto Chetti Migliaccio. La Chetti Migliaccio ha lavorato per circa 3 anni negli archivi storici della Farnesina, diretti dall'allora direttore dell'archivio storico, il professor Francesco Perfetti, professore di storia contemporanea e anche di storia delle relazioni diplomatiche presso la Luis Guido Carli di Roma, e in cui ha trovato nella Chetti Migliaccio la persona adatta per poter raccogliere tutte queste scritture. Ed è grazie a Chetti che lei ha potuto ricostruire, rimettere a posto e darci la possibilità di conoscere tutta la storia dell'ambasciata. Quindi un grazie di cuore a Chetti. Ed infine direi all'editore Carlo Colombo, attualmente nella figura di Giovanni Battista Colombo, che da circa 30 anni mi lega a lui questa amicizia, che è nata durante il periodo in cui io esercitavo le funzioni di consigliere diplomatico, di consigliere per la stampa e l'informazione del Capo dello Stato, e quindi la sua conoscenza poi si è protratta per la prima volta quando abbiamo iniziato la serie di questa loro collana con la nostra ambasciata d'Italia a Bruxelles. Parlando naturalmente di Bruxelles, ecco che non posso finire che con un accenno al nostro ambasciatore Umberto Vattari. Perché l'ambasciatore Umberto Vattari, oltre a essere, come voi ben conoscete, presidente attualmente della Venice International University, è l'unico diplomatico che ha ricoperto la carica per 22 volte di segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Oltre a essere stato capo di gabinetto di numerosi presidenti del Consiglio, di quasi tutti direi degli ultimi decenni, ha svolto 2 volte l'incarico di capo missione all'estero. È stato ambasciatore d'Italia a Bonn e ultimamente è stato ambasciatore d'Italia, che come a Bruxelles si chiama capo della rappresentanza diplomatica, quindi rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, che è l'ambasciatore per noi. E in un periodo in cui lui ha rappresentato l'Italia, io in contemporanea rappresentavo il mio paese a Bruxelles presso Sua Maestà il Re dei Belgi. Io ho potuto conoscere l'ambasciatore Umberto Vattari nelle sue qualità e ho trovato in lui quello che forse nessun diplomatico mai avrei potuto vedere sul campo lavorare. Cioè a dire, lui è stato l'unico diplomatico che in quel periodo ha lasciato per la storia nelle relazioni diplomatiche tra l'Italia e il Belgio
qualcosa che gli è stato di unico, cioè dire lui durante la presidenza dell'Unione Europea ha fatto sì che l'Italia fosse l'ospite d'onore di uno degli eventi più grandiosi che si producono in territorio belga, che è il Festival di Europalia, in cui grazie all'amicizia che Umberto Vattani aveva con l'allora Umberto Eco, hanno fatto sì di produrre in Belgio qualcosa che è rimasto nella storia diplomatica di quel paese, Europalia, che è stato uno dei più grandi successi per la cultura, per la conoscenza del nostro paese. Quindi un grazie di cuore anche ad Umberto, perché ci affianca sempre, non ci ha mai lasciato anche in questo momento in cui lui è presente, per far sì che questa collana continui a produrre quello che noi cerchiamo di fare. E un dolcissimo punto, grazie anche ai mecenati, quelli che sostengono le spese di questa pubblicazione, che normalmente sono degli sponsor, sono quelli che chiamo i mecenati dell'arte, perché fanno sì che, sostenendo le spese per la stampa del volume, possano far sì che questi volumi, che non sono ovviamente commerciali, ma noi li chiamiamo a titolo d'onore, possano essere omaggiati a tutte le autorità. Quindi grazie a Orascom, grazie appunto a Omadron Construction, che sono stati gli artefici di questo libro e che ci hanno aiutato finanziariamente alla loro produzione. Grazie di cuore. Grazie Gaetano, grazie per aver ricordato la nostra amicizia. Io mi ricordo di te quando tu lavoravi al Quirinale, è stata una delle mie prime esperienze da inviato, io ho un po' le prime armi e non era facile all'inizio, non è stato facile. Ricordo il tuo aiuto e la tua umanità nei confronti di un giovane inviato che spesso non sapeva dove, a chi rivolgersi per capire cosa. Quindi grazie, e grazie per, soprattutto per aver ricordato l'archivio dell'ANSA, l'archivio storico dell'ANSA. Per noi è un onore e un piacere poter partecipare a volumi di questo tipo, visti i rapporti che abbiamo con la Farnesina, storici, tradizionali, ormai da molti decenni. Come tu hai detto, in questi libri non si parla solo dell'ambasciata, ma qui c'è la storia dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto, la storia della comunità italiana in Egitto, quindi è una vera storia delle relazioni fra i due paesi. Per questo questi libri sono molto importanti. E poi giustamente ricordato come poi alla fine del Mediterraneo, per i secoli, per i millenni di storia, di tradizioni, ci sono legami che sono unici, no? Da Venezia a Istanbul al Cairo, poi siamo in un posto meraviglioso, in una città fantastica che ha fatto la storia del Mar Mediterraneo, che ritroviamo, no? Girando ritroviamo tracce di Venezia un po' dappertutto nel Mediterraneo. Con molto piacere do la parola all'ambasciatore Cantini, anche lui in varie occasioni mi è stato d'aiuto, però poi non vorrei personalizzare troppo questo mio intervento, e lei è stato ambasciatore al Cairo, quindi le do volentieri la parola. Grazie, anch'io mi unisco al ringraziamento alla dottoressa Gribaudi per questa magnifica ospitalità e questo luogo veramente stupendo, la città magnifica, grazie veramente. In realtà l'ambasciatore Cortese ha voluto attribuire a me l'idea, diciamo, del libro sull'ambasciata al Cairo, ma si deve attribuire a lui, è lui che me l'ha proposta, io l'ho raccolta diciamo, con grande favore, con grande piacere, perché naturalmente io in quel momento ero ambasciatore del Cairo, quindi avevo un interesse a fare una pubblicazione sull'ambasciata, ma in realtà credo che fosse una ragione obiettiva, cioè questa è una delle più belle ambasciate che abbiamo nel mondo, è un'ambasciata che ha una storia, ha un carattere particolare, ha delle soluzioni architettoniche, ha delle funzionalità della parte rappresentanza, diciamo, non di quella, ahimè, degli uffici, ma ha delle sue caratteristiche, ha una sua bellezza intrinseca e ha una storia molto ricca. Questa storia è stata resa in maniera molto dettagliata, molto meticolosa, molto diciamo scientificamente approfondita, ma in maniera anche brillante e completa, dall'architetto Migliaccio, che tra l'altro devo dire ha mostrato anche lo scopo, la, la, la,
direi l'oculatezza dell'amministrazione degli esteri, e qui lo dico in presenza di un grande segretario generale, come ricordava l'ambasciatore Cortesi, Roberto Vattani, quindi qui si vede il travaglio quasi di un'amministrazione che guarda anche a criteri di economicità e di sana gestione del bilancio. Però ecco, l'elemento secondo me più importante, ora date l'elemento più importante è il perché di questa scelta, cioè perché l'Italia a un certo momento negli anni 20 sente il bisogno di costruire, diciamo, questo complesso, questo edificio, di dare, cioè, una sistemazione definitiva alla propria rappresentanza diplomatica. E lo sente, diciamo, con l'intento di dare un elemento identitario, simbolico, cioè la classicità, cioè l'Italia, la storia d'Italia, la storia della sua arte, le radici, diciamo, della classicità romana e via dicendo. Lo fa perché evidentemente, diciamo, attribuisce una forte importanza all'Egitto, come a tutta la presenza italiana nel Mediterraneo, nel Nord Africa e nel Medio Oriente, diciamo, in questa regione. Ovviamente, diciamo, è una grande sfida, è una competizione tra potenze, e la competizione è rivalità soprattutto con la Gran Bretagna, era, diciamo, quindi la rivalità per il controllo del Mediterraneo era l'interesse anche ad avere, diciamo, ad avere evidentemente una presenza importante in un punto strategico come il canale di Suez, e quindi il passaggio per quella che era, diciamo, già allora l'embrione dell'Africa orientale italiana, quindi Eritrea, Somalia, più tardi diventerà, diciamo, ahimè, anche, diciamo, la Abissinia, eccetera. Quindi però tutto questo predata anche al periodo del fascismo, perché in realtà, diciamo, la presenza italiana in questa grande regione del Nord Africa e del Medio Oriente si è sviluppata già in periodo, alla fine del periodo crispino e soprattutto nel periodo giolittiano. E chi erano, diciamo, quali erano gli attori, quali erano i soggetti che rappresentavano un po' la testa di ponte della presenza italiana in questa regione? Ecco, erano sicuramente le comunità degli nostri emigrati, e ci ritornerò tra un attimo, ma erano in particolare le banche, le compagnie di assicurazione. Se voi andate oggi in questa magnifica zona, diciamo, della downtown del Cairo, che sono questi bellissimi edifici, quasi tutti ben restaurati all'esterno, all'interno, diciamo, forse in condizioni un po' più critiche, eccetera, tutti edifici che datano all'inizio del Novecento, ma soprattutto gli anni 20 e via dicendo, però oggi vedete che alcuni degli edifici più importanti erano l'ex Banco di Roma, la Banca Commerciale, la riunione Adriatica di Sicurtà, le Generali, eccetera. Questo è vero a Cairo, è vero anche in altre regioni, sulla Jaffa Street a Gerusalemme, tutt'oggi campeggia questo bellissimo palazzo di travertino, diciamo, delle Generali, e con Leone e con la scritta, appunto, Assicurazione Generali, e anche questo, diciamo, data da quel periodo. Quindi questi erano un po' i nostri caposaldi, erano, diciamo, gli strumenti della penetrazione economica, di sostegno commerciale alla presenza italiana, alle compagnie di navigazione, alle imprese italiane, eccetera. L'altro, diciamo, era la comunità. Allora qui, ecco, la storia, in questo libro io ho chiesto, appunto, all'ambasciatore Cortesi di dedicare una parte, la seconda parte, alla storia della comunità italiana in Egitto in generale, ma ad Alessandria in particolare, perché questa è una comunità che ha un tratto distintivo. Forse, diciamo, ecco, alcuni tratti sono simili nelle comunità italiane del Levante, quindi, diciamo, Dodecaneso, le comunità in Libia, in Terra Santa, in Libano, scusate, in Libano, in Terra Santa, eccetera, perché sono slegate, diciamo, da un discorso, da una presenza coloniale a parte del Dodecaneso, ma sono comunità, diciamo, che hanno delle caratteristiche molto peculiari, diverse anche a quelle dell'emigrazione italiana tradizionale, cioè hanno una diversificazione a livello sociale molto importante. Trovate quindi le motivazioni, diciamo, dell'emigrazione sociale, quelle classiche, poveri, contadini, mezzogiorno e via dicendo, però c'è una classe media, ci sono professionisti, avvocati, medici, insegnanti e via dicendo, e
ci sono degli imprenditori, per esempio alcune delle opere più importanti del Cairo, il Museo Egizio del Cairo, è stato sì disegnato da un architetto francese, ma è stato realizzato da un'impresa italiana, Carozzo, che appunto operava in Egitto. E in queste comunità, naturalmente, data questa diversificazione sociale, data questa presenza anche di professionalità molto importante, eccetera, è evidente c'era anche una vita culturale importante, quindi associazioni, quelle classiche, la Dante Alighieri, c'erano cattedre universitarie. A un certo punto l'Università del Cairo chiama un grande economista italiano nel 1927, Costantino Bresciani Turroni, a insegnare economia politica. Oggi sarebbe impensabile, allora era possibile. E in queste comunità sorgono anche dei giornali. Adesso, ad esempio, un bellissimo progetto si sta realizzando e che mi onoro di aver lanciato, cioè la digitalizzazione della collezione di un quotidiano in lingua italiana che si stampava al Cairo tra il 1930 e i primi anni 50, si chiamava Il Giornale d'Oriente. Questo progetto di digitalizzazione, che è sostenuto da Bank of Alexandria, che è una società che fa parte del gruppo Intesa San Paolo, è un progetto importante. Tra l'altro l'ha realizzato la professoressa Wafa Elbeni, che ha realizzato anche la traduzione in arabo, che è un'opera, diciamo, sofisticata di per sé, un'operazione culturale già sofisticata di per sé. E quindi c'era una grande vitalità culturale. Da questa comunità nascono, per esempio, nascono proprio ad Alessandria due grandissime figure intellettuali italiane. Una è Ungaretti, che emozione tenere in mano la pagella dell'anno scolastico 1901-1902 del giovane Ungaretti all'Istituto Don Bosco di Alessandria. L'altro è Filippo Tommaso Magnetti. Quindi, diciamo, sono delle realtà molto particolari. Queste erano le grandi teste di ponte, diciamo, della presenza italiana, ma l'aspetto che noi cerchiamo di mettere in rilievo nel libro è che questa eredità è fondamentalmente rimasta, perché naturalmente i numeri sono piccoli. Allora Alessandria in Egitto aveva 300.000 abitanti, 60-70.000 almeno erano italiani, poi c'erano francesi, la comunità ebraica, gli armeni, i greci, erano ancora la prima comunità, erano i greci. Pensate, i greci sono arrivati ad essere 100.000 soltanto ad Alessandria. Quindi si parlava, diciamo, comunemente italiano, greco, francese, arabo e via dicendo. Oggi gli italiani in Egitto sono 6-7.000, di cui una parte ovviamente espatriati, ma gli italiani di antica generazione sono arrivati alla quinta generazione. La quinta generazione e il rispetto ad altri paesi di immigrazione storica parlano perfettamente italiano e tuttora sostengono delle istituzioni come la Società Italiana di Beneficenza del Cairo, che ha fondato poi l'ospedale italiano Umberto I, che è tuttora attivo e che ha tuttora un management italiano. Sono doppi cittadini, però è significativo che mantengano il passaporto italiano, ma soprattutto una padronanza della lingua assolutamente perfetta, cosa, diciamo, che non è vera di altre parti del mondo per una serie di ragioni storiche. Quindi, diciamo, ecco, abbiamo voluto rendere questa immagine, questo tentativo dell'Italia, diciamo, che ovviamente si è declinato in epoche diverse. Parlavo dell'età giovittiana, del periodo fascista, del dopoguerra, e dicendo c'è stata la cesura, ovviamente, tutta una serie di eventi, la crisi di Suez del 56, quindi un po' l'allontanamento di tutte le comunità, diciamo, grandi comunità di stranieri, poi c'è stata la guerra dei sei giorni, poi tanti altri fenomeni e via dicendo, si è trasformato, ma le radici sono profonde. A queste radici hanno contribuito altri fattori. C'è stata un'immigrazione politica, alcuni repubblicani e mazziniani, diciamo, in epoca unitaria, preferivano prendere la via dell'esilio. Uno di questi, una figura, diciamo, leggendaria, è l'architetto Avoscani, un livornese, un mazziniano, che poi progetta il Teatro dell'Opera del Cairo, dove nel 1871, per l'apertura del teatro, viene rappresentata per la prima volta la Ida,
e il teatro è perfettamente modellato sulla Scala di Milano. Ci sono legami importanti a livello di comunità religiose, pensiamo ovviamente ai francescani. Qualche anno fa abbiamo celebrato gli 800 anni della visita di San Francesco al sultano Mehmet, quindi diciamo ci sono radici profonde. I francescani e l'Egitto stanno parte della custodia di Terra Santa fino a pochissimi anni fa. C'è stato diciamo anche un contributo importante dell'archeologia, l'archeologia italiana, grandi scoperte italiane in Egitto, parlano italiano. Buzzoni è quello che scopre il tempio di Abu Simbel, sarà una grande impresa italiana in pregilo a realizzare la maggior parte dei lavori della trasposizione del tempio molti anni più tardi, la grande operazione dell'UNESCO di salvataggio dei tesori della Nibia, della Nubia, scusate, Rosellini e Champollion conducono gli scavi in Nubia e a Luxor, Schiaparelli, che poi appunto dirigerà il Museo Egizio di Torino, è colui che scopre la tomba di Nefertari, cioè sono grandissimi legami, e non a caso a Torino abbiamo il secondo più grande museo egizio del mondo, ma anche quello di Firenze, che nasce proprio dalle missioni, dalle prime missioni di Rosellini, è uno tra i primi diciamo al mondo. Quindi sono grandi legami, grandi rapporti che in qualche modo rappresentano anche un po' un'eredità storica, diciamo, che non è limitata solo all'Egitto, ma anche un po' a tutta la regione, e che è legata intimamente alla storia d'Italia, sulla quale, a mio avviso, l'Italia può fare affidamento anche, diciamo, per una sua proiezione nel futuro, ovviamente, diciamo, in contesti e in ambiti molto diversi. Infine io voglio ringraziare nuovamente l'ambasciatore Cortese, l'architetto Migliaccio, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al libro, l'ambasciatore Umberto Vattani, dottor Poli, come ricordava, diciamo, ha una consuetudine con noi storica, in particolare in questa regione, e un pensiero particolare, diciamo, ecco, al mio vicario di allora, appunto ministro Antonio Verde, che è deceduto proprio, diciamo, nel maggio del 2021, che ha dato un contributo fondamentale a questo libro. È una collana molto bella, ringrazio ancora l'editore Colombo e in particolare il curatore l'ambasciatore Cortese, perché credo che il valore sia proprio nel legare la bellezza intrinseca di questi edifici, la loro funzionalità dal punto di vista della rappresentanza diplomatica, e soprattutto con questo elemento di storico e culturale che contraddistingue la nostra presenza nel mondo. Grazie. Grazie ambasciatore Cantini, lei ci ha ricordato come la centralità del Mediterraneo per la politica estera italiana venga da lontano. Oggi è chiarissimo quanto il Mediterraneo sia importante per l'Italia e per l'Europa, per motivi che è inutile spiegare, ma è una centralità e una proiezione che l'Italia ha sempre avuto. E poi la profondità, l'ampiezza e quanto siano articolati i rapporti fra Italia e Egitto in tutti i settori e da quanto tempo, e poi come si intreccino gli interessi culturali con gli interessi economici. Grazie all'ambasciatore Cantini. Allora, forse adesso riusciamo, anzi senza forse, sicuramente adesso riusciamo a entrare invece nel dettaglio della storia di questo palazzo, che l'ambasciatore Cantini ha detto una delle più belle ambasciate, ha definito una delle più belle ambasciate che abbiamo in giro per il mondo. Per questo motivo, con molto piacere, do la parola all'architetto Ketty Migliaccio. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo studio, e in particolare comincio dall'ambasciatore Umberto Vattani, perché l'esordio di questo studio parte da una ricerca che ho condotto presso l'Archivio Storico Diplomatico quando l'ambasciatore era segretario generale alla Farnesina. E in più conservo un carissimo ricordo dell'ispettore, dell'ambasciatore Alessandro Vattani, che ha sostenuto le mie ricerche
quando lui era all'ispettorato, in quanto io mi sono imbattuta in questo fondo di segni che è conservato presso l'archivio storico diplomatico del Ministero degli Esteri, e all'epoca erano delle tavole che non erano mai state studiate, e quindi a me toccò questa avventura di inventariare questi disegni che sono stati il frutto di un lavoro spasmodico che aveva condotto l'ufficio tecnico del Ministero degli Esteri tra gli anni 20 e gli anni 30. E questo fondo archivistico che ho esplorato in merito alla sede dell'ambasciata del Cairo chiaramente non era mai stato né inventariato né studiato, quindi fu un'avventura per me condurre questi studi, e sono stati resi possibili grazie alla lungimiranza sia dell'ambasciatore Vattani Alessandro che dell'ambasciatore Umberto. E quindi io li ringrazio perché ho un debito riguardo a questa possibilità che mi è stata data, quindi un riconoscimento, quello a cui partecipo oggi è proprio grazie a questa opportunità che mi fu data quando ho affrontato gli studi presso la sede della Farnesina. Studi che poi ho coltivato in maniera indipendente, come ricercatrice indipendente, che sono confluiti in questo lavoro che è risultato un lavoro compendioso, ma sicuramente un lavoro molto proficuo perché è stato un lavoro di squadra nel quale io ho condiviso tutte le mie perplessità e ho avuto un ritorno in termini di sostegno intellettuale e un sostegno anche morale, perché chiaramente abbiamo lavorato in un momento molto particolare, che è quello della pandemia, dove c'era il lockdown, e quindi evidentemente era molto difficile potersi procurare della documentazione se non attingere al mio archivio personale e a un confronto tramite uno scambio di mail molto intenso e a volte anche in tempi particolarmente farraginosi, perché con tutto quello che ha comportato la pandemia. Quindi ringrazio l'ambasciatore Cortese che ha investito su di me per questo lavoro, e chiaramente l'editore, e tutta la collaborazione che è derivata dall'ambasciata, sede dell'ambasciata del Cairo con l'ambasciatore Cantini e tutto il personale d'ambasciata. Quindi per me è stato un lavoro di squadra, ripeto, nel quale c'è stata una condivisione massima. Ringrazio anche la traduttrice che ha interloquito con me sulla parte della traduzione araba, la traduttrice per la versione inglese. Quindi questo lavoro ha portato poi finalmente alla realizzazione di questo volume. Io mi sono occupata della parte relativa alla storia dell'ambasciata e ho trovato particolarmente interessante intrecciare questo filo conduttore, quindi una trama, un ordito tra la diplomazia italiana e la comunità italiana. Da questa storia dell'ambasciata viene fuori un intricato progetto per la cui realizzazione vengono investite molte risorse umane e con una regia che è quella della diplomazia italiana, che parte da Roma, perché l'edificio nasce, viene concepita l'idea di questo edificio tra il 23 e il 25, che sono date molto importanti dal punto di vista non solo della strategia politica e diplomatica, ma anche perché ci troviamo in anni molto particolari nei quali il Ministero degli Esteri, che dal 22 comincia a ragionare intorno alla costruzione di una rete diplomatica delle sedi d'ambasciata,
si scontra con dei problemi oggettivi che sono quelli di bilancio, ma sono anche non soltanto ideologici, ma legati a un'immagine dell'Italia che deve essere proiettata all'estero, nella quale le comunità devono riconoscersi e ricucire un sentimento di italianità che rischia di sfilacciarsi se non c'è un rigore e un ritorno all'ordine. Quindi che cosa accade in questi anni, che sono anni veramente molto particolari? E allora nel 1923 il Ministero degli Esteri si compone attraverso un'idea di creare un'immagine dell'Italia attraverso l'istituzione di una commissione che si chiama Commissione a Case, il cui acronimo sta per Commissione degli Arredi delle Sedi all'Estero, ed è una commissione nella quale convergono le idee più illuminate dei diplomatici dell'epoca. Il presidente è Giacomo Paolucci Raniero De Calboli, barone De Calboli, e insieme a lui si costruisce questa commissione dove sono considerate due esterni, uno che fa parte dell'ispettorato delle opere delle belle arti e un altro è un tecnico, quindi la figura di Florestano Di Fausto, che è l'architetto che ha progettato la sede dell'ambasciata, ma di tutte le sedi italiane all'estero, che firma i progetti, viene ad essere contemporaneamente sia un membro di questa commissione sia l'esecutore materiale. Quindi potremmo dire che in quel caso è il braccio operativo che va a intelligere, va a introdurre le idee e a renderle operative. 1923 è anche un anno, ripeto, molto particolare, perché questa commissione italiana delle sedi all'estero ha un ulteriore spunto di riflessione, perché nel 23 viene istituito l'ufficio di edilità nelle terre d'oltremare a Rodi, dove viene nominato architetto dell'Egeo l'architetto Florestano Di Fausto, che milita, quindi è operativo al seguito di un ambasciatore che si chiama Mario Lago. Questo ambasciatore Mario Lago ha un'idea molto originale per la ricostruzione di Rodi e delle isole del Dodecaneso, perché la sua esperienza lo porta a delle considerazioni molto, molto intelligenti, nel senso che lui ha avuto un'esperienza come diplomatico nelle terre dell'Africa del Nord. Ha militato all'epoca del protettorato del Marocco e quindi ha avuto modo di trarre degli spunti dalla interpretazione della assimilazione, contestualizzazione che veniva fatta all'epoca dal maresciallo Liaudet, che reggeva il protettorato francese nell'Africa del Nord e che sosteneva che l'architettura dovesse essere conservata, quindi preservare l'idea della città araba. Quindi che cosa fa? Lui, memore di questa esperienza, introduce questa idea di mediterraneità, ma anche del principio di assimilazione, di contestualizzazione. Quindi quando l'architetto Di Fausto lavorerà nel Dodecaneso, impara a approcciare l'architettura attraverso una contestualizzazione, una mimetizzazione con la natura. Nel 23 comincia il progetto, l'idea di costruire una nuova sede d'ambasciata al Cairo. Quindi nel 24 e nel 25 cioè questa idea comincia ad essere portata avanti dall'ambasciatore Aldo Rovandi e poi dopo di lui da Caccia Dominioni,
questa idea di impiantare la nuova sede per l'ambasciata del Cairo, per cui Florestano Di Fausto è la persona che viene individuata per creare questo progetto, perché si fa interprete del duplice mandato, quello della contestualizzazione e della mimetizzazione, ma anche della opportunità che gli viene dato di sperimentare questo mandato che ha appreso grazie all'ambasciatore Lago. E allora dal 24 in poi comincia questa, diciamo così, peregrinazione per l'individuazione di una sede nuova, ex novo, che in qualche modo interpreti l'idea sia dell'assimilazione al contesto e quindi interpretazione del paesaggio, sia per far veicolare l'immagine dell'Italia all'estero attraverso delle stanze classiche nelle quali la comunità italiana possa riconoscersi. Quindi un sentimento italico, una penetrazione nel paesaggio, quindi immedesimazione e contestualizzazione, e in più c'è questo atteggiamento propositivo di proporre un'idea di architettura che si sedimenti all'interno di un paesaggio e che nello stesso tempo si configuri come processo identitario, come imprinting dell'architettura italiana. Allora è necessario fare delle premesse molto brevi, poi magari si rimanda alla lettura del testo. Che cosa succedeva in questa Cairo cosmopolita, caleidoscopica? Gli architetti italiani si pronunciavano attraverso due istanze stilistiche. Una cercava di interpretare il gusto orientalista, che però era presente all'interno dell'architettura del Cairo già dalla seconda metà del Settecento, dell'Ottocento, a partire dal 1870-1880, con una prima generazione di architetti, soprattutto architetti francesi, che introducono un gusto orientalista, e poi dopo il 1880, verso la fine del secolo e all'inizio del Novecento, c'è questa generazione di architetti italiani che cerca di interpretare il gusto orientalista, però contemporaneamente nasce in seno a questa istanza stilistica una interpretazione più rigorosa, più filologica, perché che cosa accadeva? Che tra il 1870 e il 1880 l'architettura diventa un'esperienza di contaminazione dove l'elemento islamico arabizzante spesso diventa un pasticcio, cioè c'è un riferimento a degli stili fatimidi, mamelucchi, quindi un gusto abbastanza contaminato, mentre invece alla fine dell'Ottocento questa cosa cambia, c'è un cambio di passo, e i grandi artefici di questa architettura italiana sono Verrucci e Antonio Lasciak. Noi nell'ambito dell'architettura invece che vedremo per la sede ambasciata, questo gusto orientalista non c'è, scompare, quindi è atipica rispetto a quel tipo di architettura alla quale siamo abituati a riconoscerci, perché è un'architettura che deve avere una forza iconica, che deriva appunto dagli elementi del classicismo italiano del Cinquecento e che si radica in maniera esemplare però in questa ambasciata, perché viene comprato questo terreno, un terreno nel quartiere di Garden City, che è uno dei quartieri residenziali di nuova espansione. Un'architettura che si adegua al lotto di terreno, che è un lotto di terreno molto sacrificato perché ha una forma di un triangolo scaleno. Però l'architetto riesce ad adattare il progetto a questa linea, anzi sfrutta
la morfologia del terreno per creare un dispositivo nuovo, un dispositivo architettonico che contempli tanto la cancelleria quanto la parte della rappresentanza, quanto le parti dedicate appunto alle residenze. Questo è in termini abbastanza brevi la considerazione che si deve fare, che l'ambasciata è un progetto apripista per il dispositivo, la macchina architettonica che viene creata, perché si consolida questo aggregato di masse che contengono tutte le che contiene tutte le funzioni, e in più nasce all'interno di un progetto che è un progetto più ampio, che è quello di dotare una rappresentanza degna e decorosa che possa competere con le grandi potenze. Quindi l'ars edificandi in questo momento diventa un elemento attraverso il quale l'Italia impone se stessa sulle potenze attraverso l'uso delle arti e delle eccellenze italiane. Quindi questo è un po' il senso di questo intervento legato alla sede dell'ambasciata, dove l'architetto Di Fausto si servirà di una serie di maestranze tra le più importanti, sia che vengono dall'Italia, sia artigiani locali, e l'ispirazione per esempio nella creazione dei soffitti per i saloni da ballo della rappresentanza è sempre di matrice italiana. Addirittura in uno dei progetti, dei disegni dei soffitti, c'è un rimando molto esplicito alla Sala degli Scarlatti di Palazzo Ducale di Venezia, quindi non a caso sembra fatta apposta, ma siamo qui a Venezia per questo. Quindi volevo ringraziare tutti e spero di condividere la lettura di questo libro. Grazie. Grazie architetto Migliaccio, davvero grazie, molto molto interessante, ho imparato molte cose e mi ha colpito molto, già l'ambasciatore Cantini ha parlato dell'idea del soft power, no? Di usare la cultura, l'arte italiana come strumento, no? Quindi l'idea di costruire un palazzo di questo tipo, così bello, così importante, al Cairo, aveva anche il significato di far vedere l'Italia, la potenza italiana in un momento storico importante. Poi torniamo quindi alla centralità del Mediterraneo. Grazie davvero. Allora, io veramente con molto piacere do la parola all'ambasciatore Vattani, che io ho incontrato, ho conosciuto durante il mio lavoro, e di ricordare tutta la carriera dell'ambasciatore, l'ho già fatto Gaetano, ma insomma è lunghissimo. Però io un aspetto voglio sottolineare brevemente, che e poi quando uno è segretario generale della Farnesina due volte, quando è un ambasciatore in paesi importanti, si deve occupare di politica, di economia, di relazioni diplomatiche, temi importantissimi, ma sempre, io ricordo benissimo, sempre l'ambasciatore Vattani ha considerato la cultura un punto fondamentale nei rapporti fra l'Italia e gli altri paesi. Un punto importante, un tema importante nello sviluppo della diplomazia, la cultura. La collezione d'arte che ancora possiamo vedere alla Farnesina è merito dell'ambasciatore, l'ha voluta fortemente lui, l'ha creata lui, per cui c'è questo filo conduttore, se posso permettermi, nella carriera dell'ambasciatore Vattani che poi ci riporta oggi qui giustamente a presentare questi volumi che parlano dell'Italia da questo punto di vista. A lei la parola. Molte grazie, qui è stata veramente una carrellata straordinaria di notizie, ricordi che si sarebbero persi se non esistesse una collana di questo tipo, perché gli ambasciatori che vanno e vivono per qualche anno in un paese terzo fanno quello che è apparso chiaro da coloro che mi hanno preceduto, non rimangono alla superficie, scavano, vogliono sapere cos'è successo prima, quale eredità l'Italia ha lasciato sul posto. Però questi ricordi, questi studi, queste ricerche spesso rimangono con loro, e quando finiscono il loro servizio, se non hanno scritto delle memorie,
se non hanno in qualche modo inserito in qualche volume, in qualche video, questa loro esperienza si perde. Invece questa collana, è vero, descrive e parte dalla descrizione della residenza dell'ambasciatore, che è la cosa che, dove l'Italia si riconosce, dove gli italiani vanno considerandola casa loro, in caso di necessità o di emergenza, come diceva Stefano Polli, possono anche trovare rifugio. E questo è certamente importante, e nessuna repubblica, nessuna monarchia, a cominciare da Venezia, ha sottovalutato l'importanza di una sede. Tant'è vero che sui libri che stanno su questo tavolino c'è sì l'ambasciata d'Italia in Egitto, ma ha fatto benissimo l'ambasciatore Cortese a portare anche il palazzo di Venezia a Istanbul, perché è un po' la stessa caratteristica di una politica con la P maiuscola, quella di rappresentare anche simbolicamente l'autorevolezza, il prestigio che circonda un paese. Quello che ha detto l'architetto Ghetti Migliaccio, riferendosi a uno straordinario personaggio che si chiamava appunto Florestano di Fausto, è stato quello. Florestano di Fausto non solo ha costruito questa splendida ambasciata, ma anche il circolo degli esteri, e così come ha costruito il circolo degli esteri a Roma, tanti altri edifici in Africa, in altri paesi, dove noi volevamo per l'appunto svolgere quel ruolo, dare un'impressione immediata. Questa è una tradizione italiana, risale tanto tempo indietro. E quando io penso all'Egitto, come tutti voi, cosa ci viene in mente? Beh, a me la prima cosa che viene in mente è che è uno strano paese, è un paese che esiste solo perché c'è un fiume, il Nilo. Se non ci fosse il Nilo, l'Egitto sarebbe un deserto. È il Nilo che lo rende fertile, ricco, che ne ha cresciuto la potenza nei millenni e che ha fatto sì che una straordinaria civiltà si svolgesse proprio intorno a questo fiume. Visto dall'aereo è un serpente verde, se uno vola vede questa striscia verde che a seconda del periodo dell'anno è più larga o meno larga, ma comunque è sempre considerevole, che è quella che fa dell'Egitto un paese. Bene, cosa è successo lì? Beh, tutti noi abbiamo visto al cinema, in tante pellicole, la storia dei faraoni, e a teatro chi di noi non ha visto Cleopatra, Cesare e Cleopatra? Una storia incredibile. Cesare aveva passato la cinquantina e si innamora perdutamente di una diciottenne egizia, e in pochi mesi rischia di distruggere tutto quello che ha costruito negli anni, conquistando la Gallia, sconfiggendo Pompeo. E quindi questa è la potenza, la potenza. Ho parlato della potenza del Nilo, ma non è minore questa la potenza di Cleopatra, che è riuscita in un certo senso a mettere quasi a rischio la carriera di un condottiero che poi aveva celebrato i trionfi più importanti, lasciato opere letterarie impareggiabili come la Gallia, la conquista della Gallia e così via. Parlo sotto il controllo di un caro amico, Jérôme Zizenis, che appartiene per l'appunto a quel paese, dove i francesi hanno inventato il personaggio di Asterix che combatte eroicamente contro Cesare. Non si è mai capito bene chi vince dei due nei fumetti francesi, perché sembrano due potenze quasi equivalenti, però
Ecco, è questa la storia. Quindi a me ricorda questo l'Egitto. E ricorda una terza cosa. Il fatto che i romani, come status symbol, usassero sul tavolo, sulla tavola, le spezie, perché erano utili, certamente discutibile, erano piacevoli al palato, anche questo si può praticamente dibatterne, ma il pepe era considerato sul tavolo e veniva presentato come si presenterebbe in un ricco banchetto all'epoca dello scià, del caviale, importanza massima. E dove lo andavano a prendere? In India. E come arrivavano in India? Il porto più importante del Mediterraneo in quell'epoca era Alessandria, non era Roma. Cartagine non c'era più e quindi era Alessandria. E le navi partivano, andavano ad Alessandria e da lì risalivano il Nilo, però bisognava attraversare quel pezzo di deserto e quindi quasi sempre andavano fino a Berenice, dove lì di notte per evitare la calura. E questa strada era una strada imperiale, sorvegliata dai soldati e illuminata di notte con delle fiaccole e punti dove c'erano per l'appunto i punti di controllo e le stazioni di controllo. E da Berenice facevano un pezzo del Mar Rosso e arrivavano o nello Yemen, dove avvenivano gli scambi con quello che proveniva dall'India, dal Kerala, oppure continuavano fino giù. E una nave che tornasse a Roma carica di questo pepe valeva 100 volte di più di quello che era in partenza. Questo l'hanno imparato molto rapidamente i veneziani, i quali anche loro, col commercio delle spezie, hanno fatto delle grandi fortune. Ebbene, andate a Roma e vedete gli obelischi, degli immensi monoliti con dei geroglifici che fino al momento in cui un francese di talento, Champollion, non riuscì a decifrarli, non si capiva nulla. Andate a Torino, trovate il più straordinario museo egizio e venite a Venezia. E cosa c'è a Venezia? Ebbene, ci sono i 150 quadri di Ippolito Caffi che vi fanno sognare, perché quando Caffi ha dipinto questi 150 quadri sembra un Lorenz d'Arabia, il passaggio della carovana, la carovana si riposa, un tramonto sulle piramidi, scene meravigliose, stupende. E l'evento di oggi servirà a far conoscere molto meglio anche ai veneziani quello che giustamente Maria Cristina Gribaudi, la presidente dei Musei Civici, ha considerato un tesoro, perché la moglie, la vedova di Caffi, li ha donati in una quantità ragguardevole, 150, proprio qui, si trovano qua. Bene, io trovo che questo libro è una miniera dove si viaggia e si vede quelle che sono le tracce architettoniche. È un capitolo bellissimo scritto da Chetti Migliaccio. Quante tracce, non è solo l'ambasciata, c'è anche il teatro dell'opera, come ricordava l'ambasciatore Cantini. Teatro dell'opera che, come la Fenice a Venezia, fu la prima a rappresentare un'opera di Giuseppe Verdi. A Venezia nel 1953 fu La Traviata e fu un terribile flop, e fu grazie al governatore di San Servolo se un anno dopo fu possibile recuperare i soldi per rappresentarla nuovamente. E invece l'Aida
rappresentata, fatta di proposito, fatta sul posto. La Ida non era, la Traviata non era, doveva rappresentare necessariamente le scene di Venezia, mentre la Ida sì. E chi fu in qualche modo a commissionarlo? Un chedive, uno di questi mammalucchi che governavano in qualche modo l'Egitto, quando l'Egitto apparteneva all'impero romano ottomano. Quindi ho voluto dirvi questo perché è il fascino di questo libro. È un fascino di un libro fatto, come diceva Chetti, a più mani, con i ricordi straordinari dell'ambasciatore Giampaolo Cantini, che ha rievocato questa emigrazione. Pensare, dai fasti degli antichi romani, noi avevamo un'emigrazione anche molto povera in Egitto. C'erano tutti gli strati, c'erano gli assicuratori, c'erano i costruttori. Ho ritrovato il nome di un mio vicino di casa, Al-Majjad, pure lui costruiva lì e in parte ha adoperato i suoi talenti per realizzare queste opere. E c'erano dei professionisti straordinari. Il primo ufficio postale l'ha fatto un italiano, il catasto in Egitto l'ha inventato un italiano, il canale di Suez è vero che è attribuito a Ferdinand de Lesseps, però il primo a studiare l'istmo è stato un ingegnere del Trentino, morto purtroppo giovane, e quindi non ha potuto ottenere nessun riconoscimento serio. Si può dire che non c'è un elemento di una struttura di uno Stato, come lo intendiamo noi oggi, uno Stato certificatore, uno Stato che assicura i servizi, uno Stato che bada a problemi come la salute e altro, che non sia stato in qualche modo inventato. E l'ospedale a cui si riferiva l'ambasciatore Cantini, Umberto I, l'ho scoperto per caso, perché all'inizio degli anni 2000 mio figlio era console al Cairo. Io ero stato tante volte al Cairo, ma nessuno mi aveva mai parlato di un ospedale italiano. E quando lui me ne parlò, disse: ma italiano nel senso che l'abbiamo comprato noi? No, mi disse, l'ha fatto la collettività, si è tassata, ma è un ospedale grandioso. Chi di voi conosce il Policlinico a Roma deve immaginare un policlinico un po' più piccolo, ma non molto più piccolo. E mi ricordo che Mario, mio figlio, quando andò giù in visita il presidente Ciampi, gli disse che farebbe stato bene forse fare un dono all'ospedale italiano e costruirci una sala operatoria nuova, cosa che grazie all'allora Presidente della Repubblica fu fatta. E quando riuscì a portare anche Oliviero Diliberto, che è stato per un certo periodo Ministro di Grazia e Giustizia, gli disse che c'era un italiano, perché ci sono pure quelli, che giaceva nelle prigioni locali, e credo che le prigioni egiziane non siano degli ostelli piacevoli da frequentare. Questo poveretto era quell'uomo, chi di voi ha una memoria e può andare giù lungo il viale della memoria, c'era al cinema una reclame di Plasmon dove si vedeva un uomo muscoloso, estremamente ben portante, che suonava il gong. Era la meraviglia di tutti, non so chi lo ricorda, ma questo uomo lì, e purtroppo aveva fatto delle sciocchezze e l'avevano chiuso lì, e mio figlio cercò di farlo uscire, diceva: sta qui da 30 anni, basta. Non ci riuscì subito, ma 2 anni dopo questo qui è tornato in Italia, anche quello piccolo merito. Allora, che volevo dire? Io vi esorto a prendere questo libro e a leggerlo, ma non tutto dall'inizio alla fine, aprendolo dove volete,
straordinarie, io ve ne ho dette pochissime, qualcuna è stata raccontata durante questa presentazione, ma è un libro che vi fa tutto un tratto scoprire come anche i veneziani abbiano avuto un ruolo fondamentale. Un certo Carlo Rossetti, nato nel 1736 a Venezia, arrivò in Egitto e riuscì, grazie alle sue capacità, a farsi apprezzare da questi governatori mamelucchi. Uno era Ali Bey e l'altro Mohammed Ali, non quello della box, vissuto molto tempo prima. Ebbene, questo Carlo Rossetti veneziano ebbe un'influenza straordinaria, era diventato il consulente numero uno di questi governatori. Ecco, questo purtroppo non si sa abbastanza e perciò io non cesserò mai di ringraziare l'ambasciatore Gaetano Cortese, che con una, direi, straordinaria capacità di riunire i talenti, di metterli insieme, di costruire e di ricostruire un passato che altrimenti andrebbe perso. Ma perché non dobbiamo anche noi ricordare quelle cose che ci riguardano noi qui a Venezia e che troviamo così sparse in questo libro, passando dalla comunità italiana ai rapporti internazionali, fino all'abilità dei grandi ambasciatori. E sono stati ricordati alcuni che sono veramente stati straordinari: Paolucci di Carboni, Cacciadominioni, sono stati dei grandissimi ambasciatori. Alcuni li ho conosciuti, uno è stato il mio capo quando ero a Parigi, Elio Giuffrida, che è stato un grandissimo, per me un grande maestro. Ebbene, io li ho rivisti qui, ne ho ripercorso le tappe ed è stato un magnifico viaggio nella storia. Quindi grazie a tutti coloro che hanno parlato prima di me, ma soprattutto che hanno fatto il libro, perché l'ambasciatore Cortese non ha fatto solo questo, ha fatto anche quello sul palazzo di Venezia a Istanbul. E io credo che sarebbe opportuno, Gaetano, se quel libro venisse presentato, non dico al Fondaco dei Turchi, sebbene il Fondaco dei Turchi oggi il Museo Naturale potrebbe essere una degnissima sede, perché l'altro, il Fondaco, gli altri fondaci sono come quello dei tedeschi, eccetera, sono stati molto cambiati, ma quello dei turchi è rimasto com'era. E varrebbe la pena di presentarlo lì, perché in nessun posto come a Venezia si può presentare un libro come quello. E vorrei dire che tra i tanti libri, e ne ho visti tanti, e sono molto grato a tutti coloro che hanno detto delle parole su mio fratello, perché effettivamente quando seppe di Florestano, di Fausto, si rivolse all'architetto Chetti Migliaccio perché riteneva che non si sapeva nulla. Tu arrivavi al circolo degli esteri e nessuno sapeva ma che cos'è, chi l'ha fatto, da dove nasce e così via. E invece così abbiamo potuto ricreare la storia e oggi non ce la dimentichiamo perché abbiamo anche l'ausilio degli strumenti che ce la rinfrescano. E poi vorrei ringraziare molto l'editore, che è stato sempre generoso con questa collana, consentendo all'ambasciatore Cortese di andare avanti, e noi ci auguriamo che continui a lungo a portare avanti questo lavoro, perché non vedo nessuno dotato dello stesso talento e soprattutto della stessa tenacia, perché quando vuole fare una cosa l'ambasciatore Cortese la porta a termine. L'ambasciata d'Italia a Bruxelles, quando lui era lì presso il Regno dei Belgi, è stata l'unica ambasciata in Belgio che potesse ospitare i reali. E più di una volta
e quindi questo è un merito anche dell'ambasciata, ma anche dell'ambasciatore. Quindi avere una bella sede è senz'altro significativo, ma dipende anche dal Signore che la abita, se certi successi in materia di politica estera e di rapporti internazionali si possono conseguire. E poi un grazie di cuore a Stefano Polli, perché il vice direttore dell'ANSA ci ha seguito in questo lungo viaggio. Io non potrei dire, non ricordo il numero di quanti libri come questo sono stati presentati al Circolo degli Esteri, e questo per la prima volta prima di quello a Venezia, e io trovo che è stato giusto, e un altro strappo lo farei per l'altro libro. Quindi ringraziando tutti voi per averci reso così piacevole la vostra compagnia questa presentazione, un grazie di cuore a Maria Cristina Gribaudi, a Elisabetta Barison, mi auguro veramente che leggendolo proviate lo stesso piacere che abbiamo provato noi. Grazie. Grazie all'ambasciatore Vattani, che con le sue storie, i suoi racconti, i suoi aneddoti straordinari, in maniera leggera ma allo stesso tempo così profonda, ci ha raccontato e spiegato nuovamente l'importanza dei rapporti fra Italia ed Egitto, di quanto gli italiani abbiano fatto per questo paese. Ed è vero che non se ne sa abbastanza, per questo libro è importante, perché è un punto fermo che racconta tutto questo, in modo che la memoria non si perda. Per me è sempre un piacere venire e vorrei esserci anche al prossimo libro, quindi io vorrei concludere questo nostro piacevole e bel incontro. Io adesso ho visto alla fine del libro ci stanno tutte le copertine dei libri già pubblicati, sono molti ma ne mancano ancora qualcuno, quindi io vorrei chiudere questo nostro incontro chiedendo a Gaetano quale sarà il prossimo. Abbiamo quasi ultimato l'ultimo, che è sulla nostra ambasciata d'Italia a Copenaghen e si chiama Il Palazzo sulla Friedrich Gade. Stiamo lavorando sul prossimo, che sarà la residenza del nostro ambasciatore d'Italia all'AIA, perché in questo momento ci sono due grandi eventi che coinvolgono il nostro paese, e quindi l'ambasciatore Novello mi ha pregato di poter far questo libro, sapendo anche che avevo ricoperto l'incarico di capomissione all'AIA. E Dulcis in Fundo c'è nel prossimo anno anche Dublino, perché molti colleghi che hanno svolto la loro attività diplomatica a Dublino mi hanno pregato di poter anche lì fare un riferimento, quindi questo sarà. Prima di chiudere volevo ringraziare a Mattia Carlin, che se siamo oggi qui lui mi ha aiutato molto in tutti i contatti, e quindi ha coinvolto sia la Venice International University sia l'Unione dei Consoli del Veneto, e quindi è stato di grande ausilio prezioso quale veneziano egli è, e l'amore che gli porta per quella che è la sua città, ma per la quale noi tutti siamo innamorati, di questa Venezia, di questa Serenissima, che è stata forse quella che ha proprio creato la diplomazia con la sua storia. E penso che i primi diplomatici che siano nati nel 500 siano stati proprio i rappresentanti diplomatici della Serenissima, che erano i cosiddetti bailli presso il Sultanato di Turchia. Quindi sono molto felice di questo, e grazie di cuore a tutti i presenti per aver partecipato a questo evento. Grazie Gaetano, grazie Stefano. Vorrei ringraziare molto Jérôme Zizelis, che è con noi stasera, perché tra le persone che qui a Venezia svolgono un'azione di recupero di storia, di aneddoti, di ricordi di un'epoca che ormai sono quasi 200 anni e pur sempre abbastanza ignota, e grazie al comitato che presiede, pour la sauvegarde de Venise,
Jérôme Zizinis ha fatto con pazienza e con grande impegno un lavoro di restauro che credo ci meraviglierà molto tra noi, moltissimo tra poco. Ed è bello sapere che abbiamo anche a Venezia non soltanto i professori di varie nazionalità come li abbiamo noi, studenti di tutto il mondo, ma abbiamo dei cittadini che potremmo chiamare veneziani per la dedizione con la quale si applicano a questi compiti così difficili. E quindi sono molto lieto che ci abbia accompagnato oggi pomeriggio in questa nostra avventura. Grazie mille, Giovanni. Grazie a tutti, buona serata.